proviamo a entrare. Oh, una pianta con degli occhi. Oh, acqua nel gabinetto. Come mi dispiace per quel povero vecchietto. Guardate, era così affabile e gentile. Ora tagliamo il pesce. Dei vermi? Ciao a tutti da Carinelle e bentornati su Bedream Coma. Capitolo 5, il parco. Riprendiamo da dove ci eravamo interrotti. Allora, nella scorsa puntata, se non ricordo male, avevamo riparato una macchina, non so bene perché. Forse per ritornare all'ospedale, va a sapere. Oh, qua i disegni felici sono stati cancellati, quindi le cose stanno cambiando rapidamente per colpa del nostro karma palesemente rovinato. Scusa, cosa ci fa la cuoca qua? Ragni. Ragni dappertutto. Non c'è speranza per noi. Scappa finché puoi. Oh mio Dio, quindi i ragni si stanno rivoltando per colpa del fatto che io li ho ammazzati. Oh, scusatemi, è tutta colpa mia. C'è un corvo. Un corvo morto. Ah, non credo che dovesse andare così, vi dico la verità. Scusate, voi mi parlate? Ah, fine. Questo. Ah, c'è un ragno qua che gira. Oh, oddio. Oddio, mi ha morso. Perché è successo tutto ciò? Sto lasciando le goccioline di sangue con il mouse, oh mio Dio! E scusi lei, buon uomo, lei non parla. Le mancano gli occhi, non la bocca, ma va bene! Posso entrare nel tombino? Forse no, ma all'interno c'è It che mi aspetta? Aiuto! Oh mio Dio, chi c'è intrappolato lì? Non ho idea. Però non ho nessuno strumento al momento per liberarlo. Vediamo verso le rovine. Allora, qua c'era una casa abbandonata che non ricordo effettivamente come facevamo a raggiungere, ma non importa. Oh, c'è un topolino. Ciao Topolino, sei morto? Mi sa di sì. Vabbè, rip per Topolino. Mi dispiace un po' per lui. Un altro corpo morto! Oh mio Dio, ma quindi tipo i ragni stanno prendendo il sopravvento? Forse perché in questo scenario malvagio, non so per quale motivo, i ragni sono superiori ai corvi? Forse se mi fossi fatta nemica soltanto i corvi sarebbe stato diverso. Non ho idea, ma credo che dovremmo fare un po' di run per riuscire a scoprire cose alternative. Il portone è chiuso. Ti supplico, portami le chiavi. E dove le hai lasciate? Fallo in fretta, ti prego. Va bene, ci vado subito. Devo solo andare in ospedale, giusto? E c'è un altro corvo morto. Un floppy all'interno della spazzatura. Questa cosa non è cambiata. C'è un altro ragno, mi ha morso. Oh, mio Dio, la mia vita è a metà. Aspettate. Ferite critiche. Oh, mio Dio, quindi vuol dire che io ci muoio prima della fine del gioco? Ok, va tutto bene, va tutto bene. I ragni sono diventati pericolosi. Sì, me ne ero accorta. Grazie, gioco. È un piacere che tu mi comunichi queste cose. Qua c'è di nuovo un ragno. Vabbè, io mi continuo a far mordere. Credo che questa cosa mi serva. Non lo so, ma andiamo verso l'ospedale. Allora, qua c'è il poveretto che era diventato il mio migliore amico nell'altra run. E qua c'è del sangue, credo, che però non posso raccogliere in alcun modo, neanche con la testa di Teddy che io continuo a cercare di usare come spugna. No. Parliamo prima col mio amico. Sono d'accordo con te, è tutto ciò che hai da dire, però va bene. Questo è il vecchio antipaticissimo a cui volevo far fare una brutta fine. Se vuoi renderti utile, trova l'infermiera. Ah, tutto qua? Posso entrare? No. Che diavolo stai facendo? Sei cieco o stupido? Non vedi che c'è la fila? Non sei l'unico ad aver bisogno di aiuto. Forse qualche paziente è qui per colpa tua. Maledetta, c'ha ragione. È molto probabile che sia andata così. Fai cose brutte e tutti ne paghiamo le conseguenze. Aspetta pazientemente il tuo turno. Sì, ma se non mi fate entrare io non so come fare ad aiutarvi. Devo trovare l'infermiera in qualche modo, ragazzi. Oh, aspettate, aspettate. Qua alle rovine si è tipo rotto il filo. Non so perché, prima non era così. Proviamo a entrare. Credo sia cercato di uccidermi. Oh, devo scappare, devo scappare. Dove sono scappata? Mi ha colpito? Mi ha ferito? Dove è andato? Che è successo? Non lo so, ho cliccato cosa a caso, sono riuscita a scappare? Posso entrare adesso? Sì. Gioco dice puoi entrare, va bene, ti sei presa il jumpscare, hai fatto ciò che dovevi, era il tuo compito. Questi... Oh, una pianta con degli occhi. Ok, qua c'è il piede di porco, ma probabilmente fino a quando non sconfiggo la pianta non riesco a prendere il piede di porco per liberare il tizio all'interno del tombino, di delle fogne, o come definirle. Allora, abbiamo trovato una bottiglia vuota. Devo riempirla con qualcosa. Non ho la più pallida idea di cosa. Il contenuto della siringa, non lo so, lo do a qualcuno. Forse devo prendere il sangue che c'era davanti al portone dell'ospedale. Sì? E che cos'è? Cosa ho ottenuto, scusa? Veleno. Oh, va bene, posso dare il veleno alla pianta? È questo che mi state chiedendo di fare? Sì? Ho ucciso gli occhi della pianta? Va bene, ora ho il piede di porco. E col piede di porco posso aprire il tombino. E cosa ci sarà all'interno? Lei è l'infermiera. Ma lei non aveva preso il pullman? No, scusate, cosa ci faceva all'interno delle fogne? Finalmente!
Pensavo che non sarei mai uscito da lì. Che sollievo, grazie. Un mostro mi ha attaccato, così sono saltato nel canale e sono rimasta intrappolata. Evidentemente non è stata una grande idea, ma tu dici? In generale, lasciare l'ospedale non è stata una mossa saggia. Guarda quanti pazienti mi stanno aspettando. Devo andare adesso, non c'è tempo da perdere. Posso chiederti un favore? Copri questa buca, per favore. Qualcuno potrebbe caderci dentro e farsi male. Grazie per l'aiuto. No, la lascerò aperta perché così ci cade il ragno e ci muore. Ci vediamo. Questa sarà la mia unica ancora di salvezza, ve lo dico. Ah, si è chiuso da solo in realtà. Non ho dovuto fare nulla. Posso riaprirlo? No, non me lo lasciano fare. Cavolo, pensavo fosse una mossa intelligente, ragazzi. Comunque, questo ci dice che possiamo entrare nell'ospedale. Oh, buon uomo, mi dispiace per te. Sì, bleh, l'ho capito, bleh. Non posso utilizzare il telefono, l'altra volta l'avevo usato. Mi servirà qualcosa a tenere aperta la finestra? Non lo so, lasciamola aperta per ora. Vediamo come sono cambiate le altre stanze. C'è un topo morto. Ma è vero, ma è tutto pieno di ragnatele. Ci ho fatto caso solo adesso. Acuto spirito d'osservazione, ragazzi. Oh, no, scusate, non era quello che volevo fare. Meglio che non spengo le luci. Comunque, si può entrare nella mensa e qua dovrò trovare tipo le chiavi. Ah! Oddio, mi è di nuovo morso. Perché ci casco tutte le volte? Perché lì c'è una testa con un ragno? Cosa? Oh, ci sono altri qua. Oh mio Dio, le cose stanno prendendo una bruttissima piega. Che cos'è? Che cos'è? Un ragno? Devo scappare? No, 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 aspetta, aspetta, dove scappo? Dove scappo? Non posso scappare. Oh, sto per morire, ragazzi. Mi sa che questa storia finirà molto presto. Non è colpa mia, mi dispiace, ragni. Lo so che è colpa mia. È palesemente colpa mia e devo prendermi le conseguenze delle mie azioni. Dove diavolo saranno le chiavi della tizia, però? Forse non sono nella mensa, sono da qualche altra parte. Proviamo ad andare per di qua. Oh, un ragno all'interno del piatto. Ma che schifo, ma perché poi? Non c'è niente nel cassetto. Vediamo, 13. Vi ricordate che c'era all'esterno dove c'era praticamente la coda con i pazienti, il coso per prendere i ticket come dal macellaio col numero? Ho come il sospetto che questo mi permetta di saltare la coda. Non lo so, credo che proveremo a scoprire questa cosa più avanti. Ma oh! No, aspetta, ma chi è che mi ha morso da dentro quel coso? Ma dannazione, perché mi stanno tutti puntando ad uccidere? Lo so, è il karma, ragazzi, è il karma. Però le chiavi non sono qua. All'interno di questo cestino non ho idea, perché prima non c'era quel cestino. Aspetta, posso aprire questa porta? Non l'ho mai fatto. No, purtroppo no. 100% tormento. Non è rassicurante, ragazzi. Ok, allora, siamo arrivati al momento della coda. Oh, ho fatto scattare... trappola per topi. Devo andarla a mettere dal topo davanti alla porta. Non so però perché. Poi qua posso prendermi ho il numero 13. Ma allora non mi risolve niente, cavolo. La mia teoria è sbagliata. Hanno aggiustato le finestre, le ho rotte di nuovo. Un po' mi spiace, un po' mi è piaciuto. E qua ci sono altri corvi morti, cavolo. Allora, dove? Questo non parla e il vecchio antipatico mi fa arrabbiare. Grazie, anche tu, è reciproca la cosa. Posso usare la trappola per topi su di lui? Purtroppo no. Tiri su tutto quello che trovi? Sì, è un po' lo scopo del gioco, buon uomo. Ma comunque, non so dove siano le chiavi. Proviamo a vedere se ce l'ha il topo. Così, non lo so. Mettiamo la trappola. Non ci ho messo niente sopra, però... Vado via e ritorno. Ha funzionato? Non ha fatto assolutamente nulla. Perché non ha fatto nulla? Devo proprio uscire dall'ospedale? Però posso mettere il floppy disk all'interno del computer, anche se non posso ancora utilizzarlo. Ah sì, invece sì, forse. Disegno! Questo computer è infetto. Ho capito. Non posso utilizzarlo. Posso metterlo nel cestino? No, nemmeno. C'è palesemente qualcosa che mi sfugge, ragazzi. Perché non riesco a fare assolutamente niente? Posso entrare nell'altra porta? Ah, in questa porta posso entrare! Ma vabbè, ma ditemelo. Allora, ho trovato la chiave di non so che cosa. Potenzialmente il bagno dalla forma, ma non ne sono sicura. E Teddy... posso dare... Oh, aspetta, ragno. Perfetto, mi sono fatta mordere. Mettiamo la testa su Teddy. Ha funzionato. Forse devo riuscire a cucirgli la testa, però se no non funziona. È possibile, non lo so. Andiamo a vedere con cosa riesco a usare questa chiave. Aspettate, ma forse la chiave che ho trovato è quella della tizia della mensa. Facciamo questo tentativo. Allora, usciamo. Tizia della mensa è la tua chiave, lo sapevo. Grazie. Prendi questo per il disturbo. Cosa mi hai dato? Una monetina. Ah, grazie. Mi fa piacere. Cosa me ne faccio della moneta? Devo corrompere qualcuno? In teoria l'altra volta avevo dato la monetina forse ai ragni per farmi dare qualcosa che non ricordo, ma questa volta i ragni sono contro di me e non a mio favore. Di conseguenza non so io cosa debba usare con la moneta. Forse mi serve per il distributore? No, perché in realtà non lo posso utilizzare. Wow, ok. Ah, c'è il numero 3.
Aspettate, ho capito. Adesso forse riesco a uscire di nuovo, prendere il bigliettino da qualche parte. Eccolo qua, ragno mordimi, non lo so perché, ma ci sta. E al tizio che era il mio migliore amico, invece che dare il numero 3, gli do il numero 13 e prendo il suo posto, giusto? Mi sento una persona orribile, però lo posso fare, ragazzi, non odiatemi, lo so. Il karma mi punirà. E lo sta anche facendo all'interno di questo gioco. 13. Pensavo di avere il 3. Non riesco a sopportare questo dolore. Mi dispiace, oh mio Dio. Ho uno stato, 13 uguale 3. Disonestà. Oh, ci mancava anche questa, dannazione. Come se non avessi già abbastanza problemi. E al momento le mie ferite sono letali. Oh, sto per morire. Beh, da un lato meno male che passo per prima dal medico. Vecchio antipatico, mi fai entrare? No, no, non mi parli. Posso entrare però. È il mio turno, è il mio turno. Dammi il tuo numero. Eccolo. E qua. Come posso aiutarti? Vedo che sei ferito. Cercherò di aiutarti. Ah, quindi non è servito a niente farmi ferire finora? Non lo so. Dovrebbe andare meglio ora. Purtroppo più di così non posso fare per le tue ferite. Per quanto riguarda il tuo amico immaginario. Chi? Ho sentito che ha già recuperato la testa. Ah, quindi per ora dovrà bastare. Gli darò un'occhiata quando avrò finito il mio lavoro qui. Ah, ok, è andato tutto per il previsto, giusto? Credo, non lo so. C'è qualcos'altro all'interno di questa zona, non lo so, nella scatola. La scatola è girata al contrario, qualcuno dovrebbe pensarci. Piede di porco, spacco la vetrina, non lo so. Spacco bottiglia, ammazzo famiglie. No, non volevo uscire. No, non posso più rientrare, cavolo! Vabbè, non importa, ho fatto quanto dovevo fare, giusto? Ora forse c'è di nuovo la tizia della mensa all'interno della mensa. Qua il topo non dà segni di vita, non lo so. Entriamo qua. No, non è ancora venuta a lavorare. Ma perché sta battendo la fiacca sta donna? O è morta di tisi, cosa che non mi sento affatto di escludere, dato che non fa altro che tossire per tutto il tempo. Oppure non si sa. Ho ordinato da mangiare e non mi è ancora arrivato niente. Renditi utile e portami il cibo. Ah, va bene, gli posso dare del veleno per topi. Questa è la mia occasione, ragazzi, è la mia occasione. Ho tirato un pugno al microfono, spero che non vi abbia ferito le orecchie. Comunque, buona donna, lei non è qua. Come faccio a dargli qualcosa da mangiare? Allora, vediamo se c'è qualcosa ancora qua fuori, perché potrebbero essere cambiate le cose. Nel dubbio, non lo so, prendo qua della spazzatura. Escono i ragni. Non credo che sia una cosa positiva farli uscire così tanti. Ci sono nemici in più contro di me. Aspetta, la trappola ha funzionato, ma allora qualcosa è servito. Cosa posso prendere? Una chiave. La chiave di cosa? Perché poi il topo aveva la chiave? La chiave del bagno. Oh, sapete cosa sta per succedere, vero ragazzi? Sto per prendere il cibo al vecchio antipatico all'interno del bagno. Oh, ci godo tantissimo. Allora, tiriamo l'acqua e poi peschiamo le cose dal gabinetto, giusto? Ho trovato un pesce. Putrefatto, tra l'altro. Posso anche aprire quest'acqua? C'è un ragnetto, ma pensa. Non ce n'era abbastanza in giro, no? Credo che l'unico oggetto da prendere fosse proprio questo pesce. Che sia questo che devo dargli da mangiare? Sì, ragazzi. Ragno. Mordimi, ragno. No. Cos'è questa schifezza? Non c'era niente di meglio. E comunque ho ordinato cibo masticato. Ti sembra uno che abbia i denti? Portamelo via. Ok ragazzi, credo di aver dedotto che cosa io debba fare. Mi metto davanti allo specchio a masticare il cibo? No, in realtà no, lo butto nel gabinetto nemmeno. A chi lo devo fare masticare questa volta? Perché l'altra volta l'aveva masticato forse la tizia della mensa. No, forse mi ricordo male, vi giuro, non lo so. Proviamo ad andare in cucina, lo facciamo. L'ho dato al ragno. Cibo masticato dal ragno. No, ma perché? Ma come è possibile questa cosa, tra l'altro? Ma vabbè, ha funzionato e ora tieni cibo masticato. Era ora. Ma dov'è la mia bevanda? Oh santo cielo. Ho ordinato anche da bere. Che servizio. Va bene, ora mi serve un contenitore per prendere l'acqua del gabinetto. Però non ci sono contenitori da nessuna parte, o sbaglio? Sì, comunque avevo ragione, adesso mi fa interagire col gabinetto. Fa vedere se trovo da qualche parte una boccia. Potrei usare la boccia tecnicamente, non capisco perché si lamenta. C'era ago e filo! Posso curare Teddy? Aspettate ragazzi, questa è la priorità. Quindi ago e filo e cuci Teddy. No, non posso farlo. Dannazione, forse devo darli all'infermiera. Ok, non importa, non importa. Andiamo alla ricerca di un contenitore. Oh, buon uomo! Lei! Le do la moneta e lei mi dà in cambio il suo coso? Purtroppo mi sa di no. Piede di porco, lo minaccio, non funziona. Alternative ragazzi, alternative. A meno che io la moneta la debba usare adesso sul distributore, che prima non me la lasciava usare. Dannazione, ora sì. Abbiamo ottenuto una lattina vuota. Oh, so esattamente come riempirla, ragazzi.
Oh, acqua del gabinetto. Come mi dispiace per quel povero vecchietto. Guardate, era così affabile e gentile. Cos'è questa? Sa di urina, perché è urina. Che hai da guardare? Ti diverte? Sì, parecchio. Sparisci da qui, non farmi imbestialire. Ah, oh, abbiamo finito? Wow, un altro stato, che cos'è? Germi, ma ce li ho io i germi? No, ce li ha lui. E comunque continuano ad essere attive l'odio dei corvi e l'odio dei ragni. Quindi io sono a posto così. Ora forse c'è l'infermiera, è entrata all'interno. Ah, tutto qua? Eccoti qua. Mi serve il tuo aiuto, puoi portarmi ago e filo? Ce l'ho già, grazie. Ah, non ho letto cosa mi hai detto, non importa, vabbè, non sarà stato niente di importante. Ti ringrazio. Il tuo arsacchiotto? Davvero malconcio, mi ci vorrà un po' per rimetterlo in sesto. C'è una videocassetta nel mio ufficio, puoi guardarla. Però non so cosa ci sia dentro, l'ho trovata vicino alla porta. Io in tutto questo comunque non ho neanche letto il floppy disk. Vabbè, proviamo ad andare all'interno dell'ufficio, è questo? No, forse era l'altro dall'altro lato. Oh, eccola qua, la videocassetta. Dov'è che c'è però una televisione per vederla? Aspettate, è vero, c'era nella mensa la televisione. Eccola qua, quindi posso inserire la cassetta. Oh, cosa sono questi clown inquietanti? Cosa stavo vedendo? Il nostro piccolo incubo. Ce l'hanno con me? Sì, credo di essere io il loro piccolo incubo. Ok, ma è un filmato, io non devo interagire o far cose, giusto? No, non lo so, cosa sto vedendo? Ma che roba è? Ma poi è imbarazzante, cioè si muove facendo così, ma vi pare? E se n'è andato? Posso guardare la porta però. Ah, è entrato un altro clown. È uno spettacolo di quelli fenomenali. Questa è la star dello show, si vede, eh? In effetti ha un portamento e una figura che accattiva proprio lo spettatore. Ti tiene incollato allo schermo questa puntata di, non lo so, clown tristi. Ma perché? Ok, questa camminata imbarazzante è giunta al termine. E ora? Tocca di nuovo a me interagire? Ah no, si è mosso da solo, con una velocità invidiabile. Esco. Fammi qualcosa da mangiare o ti ammazzo il cane. Ma no, ma perché? Ma cosa? PS, il tuo pesciolino è già morto. Sì, sì, lo so. Gli avevo dato da mangiare un verme. L'hanno presa malissimo. Ah, il pubblico non sta apprezzando l'incubo che gli sto creando, credo. Perché ridono? Ah, questo è il mio pesce. Ridono perché era il mio pesce. Ah, posso uscire da qua? No, però ho potuto prendere il pesce. Oh mio Dio, gli oggetti adesso anche all'interno di questo mondo. Ma io mi sono fatta di droghe pesanti prima di andare a dormire comunque, ragazzi. Posso metterlo nel forno? Sì, ha aperto il forno, perfetto. Non credo di poter interagire con nient'altro, quindi mettiamo il pesce all'interno del forno. È andata e la gente ride e applaude. Ma cosa c'è di divertente? Lo puoi cucinare adesso? Oh no, dovevo prima chiudere, ora lo puoi cucinare? No, si sta rifiutando. Ah, posso prendere l'asse di legno, forse serve per accendere il forno. Ah no, scherzavo, i condimenti. Oh, forse avrei dovuto metterli prima. Ho preso anche una padella. Cavolo però, io al momento non ho più il pesce, scusate. Mettiamo la padella sul gas comunque. Ci metto dei condimenti. Ah no, fagioli, ho capito, sto facendo il contorno. E ora posso aprire il coso, c'è il pesce cotto. No, pesce morto, va bene, lo posso mettere nei fagioli. Lo metto sul tagliere, ok, ora lo posso cuocere. No, tagliare, mi serve il coltello. Bene, questa ci arrivavo anch'io, grazie. Non è stata così complicata. Con che velocità, tra l'altro, perfetto. Tagliamo il pesce e c'era il simbolo di un bottone, non so perché. Sì, 2 ore dopo. Ora tagliamo il pesce. Dei vermi? Perché aveva dei vermi al suo interno? Li dobbiamo mettere insieme ai fagioli? Ma sta facendo da mangiare per l'altro clown? È questo che mi state dicendo? Ah, posso aprire anche il cassetto. Cosa c'è qua dentro? Forse il mestolo? Veleno? Devo aggiungere il veleno all'interno dei fagioli e i vermi? Va bene, cioè chi sono io per giudicare, assolutamente. Ho visto cose più strane all'interno di questo gioco. Ah, e ora mi dice che posso uscire. Aspettate, abbiamo preparato da mangiare, ora usciamo, rientra l'altro clown e mangia il cibo avvelenato? Giusto? Qualche istante più tardi. Perché abbiamo assassinato un clown? Adesso il clown ci odia? Oh mio Dio! Mi dispiace, non volevo. Tubo nuovo, cosa devi fare? Con un bottone sempre. Cosa deve fare col bottone sul clown?
Gli fa un'autopsia? Cosa sta per succedere, ragazzi? Non ne ho idea. Qualsiasi cosa può accadere a questo punto, vi giuro. Non ho degli indizi su nulla. Non ne ho la più pallida idea. Ok, autopsia? Ma non fa ridere! Ma perché lo sto coltellando? Ah, sto continuando a coltellarlo! Ok? Mi sta venendo un'ansia assurda. Ma che è sta cosa? Abbiamo finito? No? Sì, ho capito. Fa un sacco ridere. Possiamo andare avanti. Ora... Ah, giusto. Capolavoro. Capolavoro assoluto. Altro che, non lo so, Tim Burton. Questi sono capolavori, ragazzi. Clown tristi. Sì, è finita la scena? Possiamo andare avanti? Non possiamo andare avanti. Vuol dire che io devo fare ancora cose all'interno di questo scenario. Perché? Io voglio andarmene a casa. Ah, la finestra. È una finestra, credo. Forse un'altra porta. Non lo so. Si è buttato. Cosa? Perché? Ma... No, ragazzi, io sono scioccata, vi giuro. Non mi aspettavo assolutamente che le cose prendessero questa piega. E c'è la bambola di un clown. Cosa devo fare con la bambola del clown? Deduco di dover tornare dall'infermiera, giusto? Sì, non c'è più. Vedo che il nostro amico si sente già meglio. Spero che abbia per noi qualche informazione importante. Ciao, Teddy. Dimmi, orsacchiotto, cosa hai fatto al cimitero? Fatti suoi, in piccione. Stavo sorvegliando i genitori di un mio amico. Sono là distesi sottoterra. Mi ha chiesto di prendermi cura di loro. Poi... Oddio, chi è? Chi è che sta entrando? No, 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 aspettate. Qualcuno sta cercando di attaccarmi. Cosa? Cos'è stato? Ho paura. Anch'io. Non aver paura, orsacchiotto. Sei al sicuro qui? Beh, insomma. Siamo con te. No! No, cosa? Ho paura. Voglio andare a casa. La casa dov'è? Maledizione. Non otterremo nessuna informazione in questo modo. Dobbiamo trovare il modo di calmarlo. Alla mente di un bambino. Trova un giocattolo o un libro da colorare. Io baderò a lui perché non gli succeda niente. Qualunque cosa ci fosse là fuori non sembra amichevole. Tu dici? Non mi dire... Oh, posso dargli il clown? Ok? Questo giocattolo è veramente spaventoso. Non lo voglio! Va bene, non ha tutti i torti. Questo clown è terrificante. Cerca qualcos'altro. Ma a me sembrava una bella idea. Wow, un altro stato. Perché? Clown cattivo. Beh, però comunque non va a influenzare il finale. Quindi va bene. Che ormai è diventato il finale dei ragni, ragazzi. La storia è andata così. Allora, andiamo a cercare l'infermiera. Lei avrà sicuramente delle pillole. Stai cercando qualcosa per calmare il tuo orsacchiotto, vero? Forse queste pastiglie ti aiuteranno. Prendile, tentar non nuoce. Io devo andare. Ok, proviamo a vedere se questa volta le pastiglie funzionano sull'orsetto, altrimenti so già che sono l'antivirus del computer. No, non ti porterò via nulla. La mamma diceva di prendere queste cose dagli sconosciuti? Come di prenderle? Cioè, la mamma gli diceva di prenderle, qua manca un non. Vabbè, non servirà a nulla. Butta quelle pastiglie nel cestino e cerca qualcos'altro. Va bene, sapevo già di doverlo fare, quindi... Pastiglie nel cestino e ora attraverso il cestino posso utilizzare la medicina? Il virus è stato rimosso, perfetto. Attraverso il floppy disk possiamo guardare il disegno, colorarlo, quindi prendiamo come colore l'1 che va qua, il 2 è questo colore qua, il 3 è rosso, eccolo lì, il 4 è il marrone che manca, il 5 è il giallo del sole, prendiamo il marrone e voilà, manca ancora il 2, cavolo, aspetta, mi ero dimenticata, ecco qua, abbiamo finito, ora cerchiamo di salvarlo, stamparlo, non si può perché non è collegata alla stampante, perfetto, lo sapevo, quindi cancella file, ora è all'interno del cestino e possiamo prenderlo nel mondo reale perché questo gioco ha perfettamente senso. E ora che abbiamo il disegno possiamo darlo a Teddy e lui si calmerà, perché è un bambino stupido, perché un bambino terrorizzato da un ragno gigante non è che si calma con un disegno, però qua funziona. Che bella immagine, mi ricorda i disegni di un mio amico, disegnava molto molto bene, ma poi è morto. Ha smesso di usare i colori, è diventato tristissimo, si preoccupava per i suoi genitori, erano vecchi e malati, non voleva che morissero. Voleva averle al suo fianco per sempre. Ha escogitato un piano per fermare la morte, per prenderla in trappola. Ha chiesto aiuto ai suoi giocattoli. Non ci siamo riusciti. L'ultima volta che l'ho visto è stato al cimitero. Ti hai ricordato qualcosa? Dovrei tornare là. È un posto orribile, mette i brividi. Ma l'ho promesso. Ora che ho di nuovo il mio corpo posso tornare a fare il mio dovere.
Posso portare questa immagine? No, è mia. L'ho colorata io, quindi è mia. È molto bella. Sì, orsacchiotto, puoi. Ma non è che decidi tu, allora. Sono io il narratore di questo gioco, scusate. Prendila pure. Posso? Ti ho detto di no. Ma per sempre? Ma ti ho detto di no. Davvero? Oddio santo, no, vi prego, date fuoco a sto orsetto. Sì, puoi tenerla per sempre, orsacchiotto. Evviva! Che mente semplice, cioè gli basta questo? Lei è molto gentile e anche un po' inquietante. Grazie! Non c'è di che, sì, ma possiamo andare avanti di sti convenevoli. Te lo sei meritato, non ha fatto nulla, cioè è rimasto soltanto all'interno del cimitero. No, ok, vabbè, effettivamente non se l'è passata benissimo, ammettiamolo. Sei molto coraggioso. Interessante. L'orsacchiotto ha detto qualcosa su un tentativo di fermare la morte. Deve aver qualcosa a che fare con il nostro problema, tu dici? Dobbiamo trovare questa persona. Solo un bambino poteva immaginare una creatura come questo orsacchiotto. Ma non ricordo di aver incontrato bambini qui. Dobbiamo trovarlo quanto prima. È un posto pericoloso per un bambino solo. Del resto, solo pochi riescono a cavarsela qui. Io accompagno l'orsacchiotto al cimitero. Gli chiederò quale tomba sorvegliava. Forse il bambino si farà vivo. Tu cerca nei dintorni. Se trovi questo bambino, cerca di scoprire quanto ha a che fare con la scomparsa della morte. Ma non fare cose stupide. Io no, non lo farei mai. So di che cosa sei capace. Ok, hai iniziato a conoscermi. Se fai del male a quel bambino, allora sì che sperimenterai un vero incubo. Oh mio Dio, mi sta minacciando. Capitolo 5 completato. Abbiamo sbloccato un botto di cose, ragazzi. Credo comunque che l'episodio lo possiamo interrompere qua. Quindi ci vediamo la prossima settimana con la continuazione di questa partita. Ciao a tutti.